Ripensiamo il futuro quarta edizione. In Camera di Commercio A Fermo, giornata di premiazioni del concorso promosso dalla piccola industria di Confindustria rivolto alle scuole, a tutte le scuole italiane aderenti in l'iniziativa. Perché è dalla scuola che arriva nuova linfa per il futuro delle imprese. Un principio questo cui Confindustria Affermo crede da sempre e infatti realizza progetti mirati come il concorso Ripensiamo il futuro. Questo è il quarto anno che si fa il concorso Ripensiamo il futuro, significa aprirsi alle nuove generazioni. Confindustria questo tema l'ha recepito e lo sta portando avanti con un certo impegno, nonostante poi gli imprenditori siano molto impegnati già di loro sulle aziende. Quindi analizziamo dei temi che abbiamo proposto ai giovani, quindi alle scuole, delle medie superiori e delle medie e a livello nazionale e su questi temi di grandissima qualità andiamo a selezionare una, dei premi ristretti e li daremo oggi ai giovani che hanno vinto. I temi che sono arrivati sono stati oltre 700 quest'anno, però la qualità è molto elevata. Negli anni c'è stato proprio un discorso di elevatura del concorso e anche i temi che sono arrivati sono stati sempre più pregevoli e quest'anno ci ha messo proprio in particolare difficoltà, però pensiamo di aver fatto le scelte giuste. Questo concorso qui, abbinato al PMI Day che sarà a novembre, è un ponte molto... Forte e Confindustria sta creando verso le nuove generazioni. Il bando promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Fermo gode del patrocinio della provincia e del sostegno della Camera di Commercio. Un bando per valorizzare le idee degli studenti, le loro proposte per l'economia e l'industria. Noi lavoriamo tantissimo sui giovani, siamo straconvinti che il futuro passa attraverso loro. Li dobbiamo aiutare, dobbiamo dare loro quegli input che possiamo individuare. Progetto Google proprio qualche giorno fa. Con soddisfazione registravo non i giovani che hanno fatto formazione ma le aziende e mi è piaciuta proprio un'espressione, dice, è uno dei casi dove le istituzioni vanno a trovare le aziende per dire guardate che qua c'è una finestra che si può aprire e vi diamo una mano a farlo. Questo progetto Ripensiamo il futuro dà proprio la possibilità ai giovani e al mondo della scuola di dare attuazione a quelli che sono i sogni di questi ragazzi. Possono realizzare quello che riescono a vedere come possibile e che in qualche caso invece è impossibile, ma se eh, percorrono quella strada prima o dopo troviamo qualcosa di eccezionale. Noi abbiamo visto no, negli anni passati un ragazzino che fa una stampante 3D a costi particolarmente economici, no? l'altro giovane che ha costruito un eh, gioiello di bici, perché ormai di bici ce ne stanno tanti, ma quelle erano particolari e poi la. Venduti agli sceicchi e abbiamo visto anche questa sensibilità sulla salute, no? quei ragazzi che hanno studiato quel metodo che riesce con analisi di pochissimo costo a intercettare quelle che possono essere sostanze nocive e che pare sia il secondo. Elemento di, di tumori in Italia. Io voglio qui pubblicamente ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto che oggi è la prima volta che viene in Camera di Commercio, ma penso che accoglienza più bella non potevamo fargliela, far trovare una platea di giovani, ma l'abbiamo registrato anche nel suo intervento e soprattutto mi fa piacere che, che ha dedicato nel suo intervento particolare attenzione agli imprenditori che in questo territorio lavorano così intensamente. Per la sezione scuola più partecipativa, mille euro sono andati in premio all'Istituto Da Vinci Ungaretti di Fermo che ha presentato più elaborati, 286, grazie ai quali ha vinto il premio da destinare all'innovazione tecnologica. Per la categoria A, scuole medie, borsa di studio da 500 euro a Virginia Tranali della Collodi di Montappone. Il concorso chiedeva appunto di rappresentare quello che per noi era l'essenza del lavoro. Per me l'essenza del lavoro è un filo che lega le generazioni, anche il tramandare di un lavoro perché quelli che hanno più esperienza insegnano, ma quelli che ovviamente più piccoli, da qui appunto nasce la storia del lavoro, quindi il filo, cioè praticamente il tramandare di un lavoro. 250 euro agli alunni delle classi seconda e terza C dello stesso istituto. Menzioni speciali a Sofia Iommi e Riccardo Torresi della Collodi di Montappone, Marta Mancini della Don Bosco di Rapagnano, Elena Bersani della Calvino di Piacenza. Sara Guesnia del Leopardi di Saltara. Questo concorso è un concorso che ha avuto riconoscimento nazionale di piccola industria, quindi rientra nel circuito Industriamoci ed è una delle più belle iniziative a cui partecipiamo come Piccola Industria Nazionale. È estremamente partecipata, ci sono tantissimi progetti e noi siamo qui a supporto di questa iniziativa di piccola industria di Confindustria Fermo con grandissimo orgoglio. Per la categoria B, scuole superiori, premio. Di 1000 euro a Martina Annichiarico, Carmela Santoriello, Rebecca Caravecchia, Salvatore Rodia dell'Istituto Europa di Pomigliano d'Arco. Abbiamo creato questo mix con la canzone dei posti più rappresentativi dei campi freghe, quali possono essere Bagoli, uh, Miseno, mh, Baia e via dicendo, e con uh, il nostro istituto, l'Istituto Europa appunto, di Pomigliano d'Arco. Uh, ha iniziato questo percorso sulla valorizzazione uh, di, di un nostro territorio di cui dobbiamo andarne fieri e ho creato questo video che lo rappresentasse in pieno. 500 euro a Vittoria Gotti del liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo. È stata un'esperienza molto formativa perché, comunque, è come lavorare appunto in questo settore rappresentando qualsiasi aspetto di questa esperienza. Io sono stata contenta di accompagnarla in questa esperienza e vedere il suo entusiasmo e quindi questa realizzazione che ha portato una bella soddisfazione. È stato piacevole. 500 euro a Aurora Forlani, Claudia Sorrenti, Micol Grieco. Ivan Velasquez, Natali Zamora dell'Istituto Confalonieri de Chirico di Roma. Il lavoro che i ragazzi hanno sviluppato è un lavoro che hanno sentito molto. Sono estremamente sensibili ai problemi relativi all'impatto ambientale, relativi anche a una corretta alimentazione. E quindi hanno iniziato a lavorare su questo progetto attraverso tutta una serie di fasi che diciamo, li hanno fatti maturare anche da un punto di vista professionale, perché ovviamente il nostro intento didattico anche quelli di farli crescere come futuri professionisti oltre che come cittadini. Menzioni speciali a Giulia Casamenti del liceo artistico Giacomo e Pio Manzu di Bergamo, Micol Grieco del Confalonieri De Chirico di Roma e ancora Andrea Forte, Valentina Pasetti, Alfredo Romano e Pietro Cicco Piedi del Gandini di Lodi. Menzioni speciali a Fiorella Minnucci, Aurora Corazza e Jessica Delgato e ancora Alessia Bargoni, Giulia Battistelli, Angelica Berdini, Aurora Marozzi, Camilla Scatasta, Aurora Trapè, Sara Vallesi, Chiara Viozzi, tutti dell'Istituto Tecnico Carducci Galilei di Fermo.